Volete fare delle domande? Sì. Ma salite sul palco, su, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Venite, 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 una a sinistra, una a destra. Qua, tutti qua, facciamo un bel balletto. Vi passo il microfono. A tutte queste domande ci sono, no, ma qui dobbiamo andare a dormire, Come ti chiami? Francesca. Francesca. Allora, forza. Ciao Alessandro, ciao. E grazie per essere qui. Io, a nome della classe 4 DJA dell'Aldo Capitini Vittorio Emanuele II, volevamo farti la domanda: la morte che perla produce? La morte che perla produce. Uff. Tu sai rispondere. Allora, vediamo un po', io ci provo. Come ti chiami? Beatrice. Beatrice, bel nome. Allora, quando ho cominciato a scrivere il secondo libro, avevo in mente questo tema di una mia ex alunna da cui è nato il libro, che raccontava in tre colonne, eravamo in una prima scientifico, la traccia del tema era una paura che non avresti mai voluto vivere, e lei ha raccontato il momento in cui la madre risponde al telefono e comincia a piangere lungo la telefonata. A lei intuisce che qualcosa non va, corre in camera dei genitori e scopre che la metà dell'armadio del papà è vuota. E racconta in queste tre colonne del tema il terrore delle 48 ore trascorse in attesa che il papà tornasse, perché poi per fortuna dopo 48 ore è tornato. E la forza con cui lei raccontava queste tre colonne mi ha talmente colpito che, come dicevo prima, quando vedo qualche cosa, qualche domanda invisibile, poi mi piace andare dietro le quinte e capire cosa sono state quelle 48 ore, perché una ragazza di 14 anni sente morire se stessa quando la promessa dell'amore per sempre dei suoi genitori si infrange. Allora, ci deve essere una relazione fra questa morte dell'amore che prima ci veniva cantata così bene e quando noi sentiamo quei per sempre, quanto li desideriamo. È che uno va dalla propria ragazza e dice: senti, guarda, io ti amo fino al 15 settembre del 2022. C'è una strana cosa scritta dentro l'amore che è sinonimo di per sempre. Ora dice: questo ce l'hanno insegnato i poeti. No, io credo che ce l'ha insegnato qualcuno che è l'amore per sempre, l'amore che muove il sole e le altre stelle, no? E allora tu mi chiedi come fa la morte a essere fonte di una perla. Io credo che ci siano tante morti quotidiane, non stiamo parlando della morte corporale di cui parla San Francesco nel Cantico, no? La nostra sorella. Parliamo di quelle morti quotidiane che sono le sconfitte, i fallimenti. E tutte le cose più belle nella mia vita sono nate da situazioni di morte, da fallimenti. Perché sono stati momenti in cui ho dovuto fare i conti con la realtà. E allora il meglio di me l'ho dovuto dare proprio quando mi sembrava di avere perso qualcosa. Pensa che il primo libro è nato da questa frase di un ragazzo, 15 anni. L'anno scorso una nostra compagna di classe se n'è andata a causa di un tumore in meno di un anno, ma non siamo stati noi ad accompagnare lei, ma lei ad accompagnare noi. Allora c'è nel dinamismo del dolore, della sconfitta, del fallimento, qualche cosa che io non so ben determinare, capire, qualcosa di misterioso, ma che ne può fare un elemento di resurrezione. Ora, nell'immaginario comune romantico, le perle nascono da un granellino di sabbia che entra dentro l'ostrica. Ce l'hanno raccontata così, non è vero. Le perle nascono dal fatto che un predatore ha tentato di mangiarsi il mollusco e le poche volte che l'ostrica riesce a difendersi rimane magari una scheggia della chela, del granchio, lì incastrata. Allora sapete cosa fa l'ostrica? Comincia a rilasciare attorno a quella scheggia quello che di meglio ha, la madreperla, e in 4-5 anni genera un gioiello unico, irripetibile.
Allora, se è scritto così nelle cose della natura, non sarà che l'uomo ha questa capacità di rilasciare il meglio di se stessi proprio quando sembra che ci sia qualcosa che lo sta abbattendo? Ora, umanamente può succedere che il predatore ha la partita vinta. Allora io mi chiedo, se io aspiro a questa resurrezione da una cosa che mi sconfigge, così come aspiro al fatto che l'amore sia per sempre, non è che c'è un principio che riesce a rimettermi al mondo anche quando il predatore l'ha vinta? È una domanda che ti faccio. Io ti rispondo con una domanda. No, non mi devi rispondere perché la risposta è una ricerca. Però io ho come l'impressione che in quel sorriso di padre Puglisi mentre gli sparano c'è la risposta a questo. Io ho l'impressione che nel sorriso di mia zia che se ne va per un tumore e mi dice sono stanca, non ce la faccio più, però so che mi sta aspettando mio padre, c'è una vittoria in questa sconfitta e a me questa vittoria interessa. Io la cerco tutti i giorni, non è una risposta facile. Però spero fermamente che ci sia. La risposta ultima al predatore che vince credo che possa essere una risposta che va al di là dell'uomo, ma credo anche che nell'uomo ci siano risorse sufficienti a rinascere lì dove il predatore non ha l'ultima parola. Con l'aiuto degli altri uomini. Grazie. Prego. Che dici? Va bene? Meno male. Allora... Guarda, guarda quanta gente ti sta guardando, sei un po' emozionata. Abbastanza. Te lo ricorderai per tutta la vita. Allora, dimmi, dimmi. Niente. Guarda loro, guarda loro. Ok. Allora, io ho letto il tuo secondo libro, no? Quasi sei sopravvissuta. Sì, bene. Sì, molto. E... insomma. E, tu dici una frase... Mm? Che mi ha molto colpito. La bellezza nasce sempre dai limiti. Sì. Ma come fai a dirla? Guardami. No, no, questo ti tiene. Allora, mi hai fatto venire in mente, ma sempre il nostro mitico cantante è ancora qui. Ecco, no, sempre le gambe corte. Queste gambe corte mi sono entrate in testa. E ti rispondo con un'immagine per me è fortissima. C'è una figura di un libro della Bibbia, che è il libro di Geremia, che è appunto questo ragazzo che si chiama Geremia, no? Che ha un problema, che balbetta, cioè quando parla con gli altri balbetta, no? Il bello anche delle storie della Bibbia, che noi regolarmente non conosciamo, conosciamo meglio i miti greci che le storie della Bibbia. Tu Geremia hai mai sentito parlare di Geremia? Appunto, come ti sbagli? Vabbè. E compito per casa, Oggi, stasera, okay. Geremia tutta la notte. E, allora, sto ragazzo a un certo punto viene chiamato da Dio, per chi non ci crede prendiamola come una storia bella, viene chiamato da Dio che gli dice Geremia, ti voglio chiedere una cosa, puoi fare il profeta? Allora, o c'è dell'ironia in tutto questo o ci stiamo prendendo per i fondelli. Detto bene, come fai a chiedere a un ragazzo che balbetta di parlare alla gente? Allora Geremia giustamente risponde, ma signore io non so parlare, non lo vedi che balbetto? Allora io taccio un attimo e poi risponde, Geremia, ma io ti conoscevo prima che tu entrassi nel grembo di tua madre. Allora quella frase lì, se è la frase semplicemente di un autore che ha scritto un libro di letteratura, è una frase grandiosa, è una delle frasi sull'amore più belle mai dette in tutta la storia dell'umanità. Se quella frase in più è una frase vera, cioè è stata veramente pronunciata da quello che quell'autore dice, cioè è stata pronunciata da Dio, vuol dire che c'è un principio nella realtà, un padre, che sa benissimo di quali limiti siamo fatti e il bello è che noi andiamo bene con quei limiti, perché eravamo conosciuti con quei limiti da sempre. Cioè Francesca, tu sei nata in che giorno? 22 ottobre. Di che anno? 1995. 1995. Ti rendi conto che ci sono voluti gli egiziani, i greci, i romani, l'impero romano, il rinascimento, il medioevo, Dante, le guerre mondiali,
prima che arrivassi tu, c'è un casino che ha congiurato per la tua nascita, no? C'è una specie di grande sceneggiatura in cui alla fine tu, tac, eccola qui, ci sono le condizioni storiche per fare Francesca. E Francesca è nata con alcuni limiti. Ma tu, Francesca, dimmi una cosa. Quando finalmente, ora non so se sei già fidanzata, quando sei fidanzata? No. Quando tu la mattina ti svegli e dici speriamo che oggi sia il giorno giusto in cui lui mi guardi, eh? Stamattina ci hai pensato, di la verità? No. No, vabbè. pensaci un po' di più. Cos'è che noi cerchiamo in una persona che ci dice ti amo? Che noi andiamo bene così come siamo. Cioè, mentre tu hai altre, queste persone, devi dimostrare, non ti conoscono qualcosa, alla persona che ti ama non devi dimostrare niente. Anzi, la prima cosa che affidi a quella persona sono le cose che tu non vuoi fare vedere agli altri, perché finalmente c'è qualcuno lì fuori che ti dice tu vai bene così come sei. Allora, non sarà che se noi in amore sappiamo di essere unici proprio per i nostri limiti, siamo unici proprio per i nostri limiti, e che la dobbiamo smettere di pensare di essere unici per quello che ci viene bene e basta, e per quando siamo perfetti? Perché vedi, è scritto nelle cose, poi stranamente ce lo dimentichiamo continuamente. Quindi io ho questa fiducia che ci sia questo, in fondo, questo ti amo che sa sempre riaffermare quello che sei anche quando fai la cosa peggiore della tua vita. Questo, guarda, in qualche maniera anche il principio che mi guida nell'insegnamento. Il riuscire a separare ciò che un alunno fa male dal fatto che quell'alunno è bello. E invece spesso noi facciamo il cortocircuito perché diciamo tu fai schifo, perché hai fatto una cosa male, ma io il messaggio che ti do è che tu non farai mai nulla di buono nella tua vita. Mi hai fatto venire in mente, le vostre domande non le faremo, perché non ci sarà tempo. E com'è? No, e guarda qui, la gente già sta dormendo. Mi è fatto venire in mente una bellissima lettera che ho ricevuto da poco, di un ragazzo, che parla proprio di questo. E io ti rispondo con questa lettera. Dice... Vorrei dirle che con le sue parole ha riacceso in me una fiamma che la disillusione aveva indebolito e che era quasi pronta a spegnersi. Allora, questa cosa a me piace perché c'è l'idea che io semplicemente riaccendo una fiamma, cioè che tutto il materiale che serve a essere accesi nella vita sta già dentro di noi, semplicemente c'è bisogno di qualcuno che usi le parole per riscaldare quello che già c'è. Ma la disillusione aveva spento tutto questo. Sono stato bocciato per 2 volte. In terzo e quarto anno, a causa della mia condotta. Tu ti comporti bene? Sì. Meno male. Del mio scarso senso del dovere e soprattutto del fatto che se una lezione non mi prende l'anima, non sono capace di auto-obbligarmi a seguirla. Mi annoio e esco fuori a stare solo con il mio disagio e i miei pensieri, magari stimolati da una lezione precedente che invece mi ha colpito e mi rimarrà dentro per tutta la vita. Ma spiegateglielo voi a un preside che tu hai bisogno di stare fuori quando una lezione non ti arriva al cuore perché non vuoi essere falso. Non vuoi copiare in classe i compiti che a casa non hai fatto, perché non vuoi arrampicarti sugli specchi se una verifica non sai nulla e preferisci consegnare in bianco. Perché preferisci non andare proprio a un'interrogazione nella quale dovresti solo vomitare addosso a un docente tutto quello che lui ti ha sputato in faccia. Ora, sono parole forti. Sono parole che hanno bisogno che si dica che anche nella vita bisogna fare delle cose che possono anche non piacere, non è tutto così come vorrebbe questo ragazzo. Però diteglielo voi al preside che le regole sono solo una superficialità perché credi che l'obiettivo della scuola sia quello di istruire degli uomini che sappiano essere giusti al di là delle regole e perché hai imparato che gli uomini sanno essere spietati nel pieno rispetto delle regole. Io meglio non l'avrei saputo dire. Da studente non proprio modello, vorrei dirle che anche a lei capiterà di trovare studenti che non si apriranno al suo amore per l'insegnamento. Per questo vorrei pregarla di non arrendersi mai, di non sotterrare mai sotto il cinismo la sua fiamma, perché in ogni aula troverà almeno uno studente al quale può cambiare la vita. Cioè, vedi,
questo ragazzo quello che mi sta dicendo è questo: non ti fermare di fronte al limite di chi non risponde, perché sempre c'è uno che ti seguirà. Allora noi, se ci svincoliamo un attimo dall'idea che il successo è avere 20 alunni che ti seguono tutti adoranti, non succederà mai, ma che basta uno a cui dare il proprio impegno, e per quell'uno vale la pena. Vedi, tutto nasce dalla considerazione del limite e dal dire: in quel limite io sono libero di muovermi, perché scelgo io cosa fare dentro quel limite. Ci proviamo? Dai.